Ciao boys, questo video è editato da Mister, quindi non vi prendo troppo tempo perché è effettivamente anche un video ben editato, probabilmente, me lo auguro Nicoach. E mi raccomando, stasera in stream alle 23:30, signori, ci sarà il torneo di Fall Guys, ostato da me. Ci sarà un cash prize di 10.000 dollari, ci saranno 10 partite totali, ci saranno 10 vincitori di ogni partita. Solamente sub però del mio canale e vinceranno 1.000 dollari. Quindi mi raccomando, imboccate. Fall Guys, non so se lo conoscete, però è praticamente un giochino molto molto simpatico. È un giochino molto simpatico che adesso è diventato anche cross platform e potete scaricarlo tranquillamente, possiamo giocare tutti insieme. Per PC, per console e via dicendo. Punto esclamativo Fall, c'avete il link mio. Se mi volete fare bella figura con Epic, ve disinstallate il gioco e voi riscaricate. Occhiolino. È un gioco, ovviamente è tutto gratis. Possiamo giocare tutti insieme, lo sapete, bellissimi. E adesso è uscita anche la nuova season. Sono usciti nuovi livelli. È uscito praticamente di tutto. Hanno messo un nuovo shop che si rifà un pochino a Fortnite. Essendo che, visto che poi Epic ha preso praticamente Fall Guys, si rifà un po' più a Fortnite. E ci sta più da shoppà, però c'è da shoppà, ecco. A meno che non te vuoi comprare robe con le corone e ce l'hai 4.000. C'hai 4.000 corone, te? Guardiamoci negli occhi. C'hai 4.000 corone? No, perché se c'hai 4.000 corone, ho una notizia per te. È tempo di levarti il tatuaggio dalla chiappa destra e mettertelo direttamente in fronte. Pacchetto dorcetto scoop! 600 facce arcobaleno! Sarta livello! Questo è quello che ha usato il maestro, che ha skippato i livelli del pass per prendersi prima le ricompense! Raga, mi dispiace, mi devo coppa a pacchetto dorcetta. Cioè, non me ne vogliate. Che Allora, vita, lei, Sidero, che vita. parliamoci chiaro. Sì, mi Parliamoci dica, chiaro. mi dica. Allora dico, da 1 a 10, come è messo? Io sì, so 10.000. Dritto, Ah, ha sì, notato beh, la che. bet, grazie. Metti win della bet al volo. Dai, cazzo, metti Mi fai un. sempre le bette, mi fai! Con Mamma mia. Xiotorino non mi fai le bette, malissimo! Molto, molto male. Io questo pomeriggio ho vinto tanto, glielo Ho visto, dico. lei era caldo, questo pomeriggio, era una Ma stufetta, era. io, guardi che mi manca l'asciugamano e quella che mi tampona perché sono bello, bello caldo. Oh, dove va? Dove va? Aspetti che mi passa. Ma allora lei ce le ha le idee, mi hanno preso in giro, mi hanno preso. Io sono un fenomeno, Xiderò. E io la vedo, porca miseria. Guardi come saltella, porca miseria. No, È Xidero, incredibile. però Ah, lei. attenzione, attenzione, non mi faccia Mamma mia, l'eroe qui, sono il re di tutti i re! Bravo! Bam! Bravo! Bim! Via, dentro! Primi, ciao, grazie, arrivederci, è stato un piacere. Oh, io La rispetto dica. moltissimo queste cose, sono molto belle. Io mi ricordo Grazie. quando al tempo avevo iniziato a mettere gli alert, mi ero preso tanta di quella merda perché è Ma va. bellissimo come. Sì, è bellissimo come se tu trovi dei modi per comunque. In un certo senso, mettere in mezzo di più le persone quando magari ti Bravo. offrono qualcosa e in È più vero. comunque farlo in maniera carina, sembra che stai a sbagliare a fare il tuo lavoro quando invece lo stai a fare meglio. Però io ci ho sempre avuto una domanda che so che tante persone ci hanno sempre avuto nei tuoi confronti. Se Madosca, mi dica un attimo. posso per favore porla, Non sono grazie. gay, se mi chiede questo. E questa è una sfortuna gigantesca. Intanto, Tamblur Vabbè, primo, signori, perché oh, sì. va, mi scusi. Oggi in sconto su Amazon le mie mani, ma costano comunque 6 milioni, signori, se ne Andiamo, avete bisogno. ragazzi, compriamole le mani, dai, dai. Mi E faccia la io. domanda, mi scusi. Di tutte le canzoni degli alert, dei beat che potete. Perché la musica classica? Perché Perché non aveva copyright quando l'avevo messa. sono crepati tanto. Mi sono Certo. detto, perché la musica classica, che teoricamente è poi la cosa che sta più distante dai giovani in un certo senso ormai. Io sono un amante della musica classica, Io anche anche, io innanzitutto. anche, assolutamente. Piace, cioè, io ascoltare Però. la musica classica impazzisco, nel senso, perché sono dei matti. Assolutamente, sono Però, d'accordo. boh, secondo me ha sempre avuto. Non lo so, sa, Ha è un sicuramente un filo. fascino, ci mancherebbe quello. Io, e sono solo io che ce li ho così, nel senso, con queste basi musicali. Oh Quindi, no, cioè, infatti. l'Alleluia è stato il primo.
quello dei 1000, da lì è partito tutto, cioè nel senso il primo è stato il Gialla Gialla su YouTube e poi sono arrivati gli altri e io ho visto i suoi, lei usa invece i ferri di cavallo. Sì, qui abbiamo ferri di cavallo, abbiamo un po' di tutto, io uso di tutto completamente. Ma fa benissimo, nel senso, è un carnevale. Cioè è un carnevale, bellissima, esatto, un carnevale. No! Non vada giù, mi raccomando. Non va, mamma mia, chiuderò però. Allora, lei vorrei anche affrontare quanto cioè io so che lei ha un linguaggio molto colorito, nel senso. Quando però se mi viene chiesto di non usarlo, non lo uso, sono molto bravo a controllarmi. Io non voglio che lei si limiti per le mie cose, nel senso io lo so, nel senso diciamo che non ci sono molti porci in questa. Cioè, non li dico io, nel senso, ecco. No, ma per carità, ma io anche sono il primo. Quando so che vado da qualche parte dove non scendono i nostri amici. No, non li faccio scendere. Me ne sono capitati alcuni, in tutti questi anni di stream, ci mancherebbe, sarei un sì, 4-5. Cioè, voglio dire. Cioè, il fornellino lo conosciamo un pochino. Ascolti un attimo il forno. Oh, ma Xidero, siamo let's go! No, Xidero, lo voglio, voglio st'uno v 1. Voglio st'uno v 1, lo desidero. Va bene. Aspetta. Attento, con calma. Attento, allora, qui è l'omino è bollente qui, L'omino è bollente. L'omino è bollente qui. Ma come fa a lanciarlo bene così? Bravo. Il cecchino. Porca miseria, porca! Va bene, vogliamo. Benissimo, ci vediamo dopo in Jump Showdown. Va bene. No, quella è terribile, la odio. Sono piccolezze, che no, magari. No, non... ma è vero. Anche sono cose che a volte mi succedono a me in primis, tipo di trovare livelli dove trovo un modo per fare una cosa che dico. Porca miseria, questa è molto più veloce. Poi dipende sempre. Cioè, lei Fall Guys. Sì, io ho visto anche che comunque porta moltissimo content. Cioè, lei fa molto. Mi sembra che faccia anche dei giochi un po' più particolari. Sì, un po' di tutto. E fa benissimo. Però dico, lo tiene come main content Fall Guys? Cioè, si diverte o è uno sporadico? No. Io ho una prima serata, una seconda serata e una terza serata. Spesso si va a morire in seconda serata su Fall Guys. Però comunque è una seconda serata che almeno da me ci stanno tante persone. Quindi comunque viene una sorta di main content. Viene considerato. Primo, grazie, ciao. Primo e secondo. No, ma qua andiamo a cannone. Ma che siamo? Ma siamo sexy, belli. E io ti dico, ma perché? E sei levato la barba. Porca puttana. Io sono molto serio. Facevi un sesso che era clamoroso. Ma sì, la irritavo. La irritavi in che senso? No, la mia barba, mia moglie. Non gli piaceva la barba. Cioè, quando. A me mi chiamano l'Indiana Jones della Brianza. Come si dice. Io. Veramente, mi sento un po' stronzo. Perché lei mi fa un sacco di domande. Io purtroppo deve capire una cosa. Come ha accennato lei, la staccano vista quale sono. Io non ho mai avuto tempo di seguire nessuno. Sergente Ciderone, ma io sono il primo che dico, cioè, faccio sempre questo discorso. Perché visto che io sono sempre un po' in mezzo. Ah, questo l'ho fatto cascare! Ah, che bello! Ma come l'ha fatto cascare? Gli altri, mi piace! Merda! Però non ho guardato la frutta e questo potrebbe essere un grande problema. Vieni come sempre, guardi io. No, Xiudero. Non è un problema. Però dalla sua sensuale mano, Xiudero, mi sarei aspettato la grande mossa del rimbalzo al centro. Vabbè, ma io la posso anche fare. Aspetti un attimo che mi mette l'ansia. Non mi rimbalzo al centro, Ok. Ascolti, Blur. Ma lei è un pitone, ma lei è disgustoso. Non sono disgustoso, lei mi mette l'ansia, non ho anche visto le cose. Non riesco a farlo, oggi l'ho fatto. Blur. Eccolo, il più bello di tutti. Uomo con stelline rosse, elegante, sexy. Mi chiami uomo con stellino, la prego! Però siamo dentro. Lei mi mette in ansia! Abbiamo messo un po' di pepe. Allora. E quindi sono il primo a dire, guarda che io le stream non le guardo, non le posso guardare le stream dell'altri perché c'ho no, già no, non si me sveglio che penso che devo fare in stream, quindi ma come potete pretendere che io mi guardi anche le vostre stream? Ha ragione. E non ci arrivano, sergente. Perché non possiamo farlo noi, ragazzi. Vediamo se mi viene la big mossa dell'oro. Sì, ho preso l'oro. Qual è la big mossa dell'oro?
La big mossa dell'oro è fermo lo stronzo che pensava di prendere il mio oro, lo prendo io, easy. Siamo a 9. Capito, che mossa dell'antico. Io qui, io dove vanno prese le cose? A parte prendere un'altra cosa benissimo che chiuderò io, non sono Allora, le do un trucco per questo livello che anche a me non mi piace molto. Okay, e lasci perdere gli oro, ovviamente, qua mi è capitato davanti e l'ho preso. Sì. Giocare sempre su queste piattaforme alte perché comunque... Spesso volati... spawna là. Ma guarda, lo posso prendere io nel chill qua con 8 persone sotto. Siamo a 11 su 12, prendiamo l'ultimo e chiudiamo. No, l'oro mio! Niente, me ne prende uno per cortesia. Fratello, hai presi tutti. Oh, aspetta, questo è mio, bro. E chiedo gentilmente uno. Oh, grazie. Easy. Easy. Comunque, posso dire una cosa? Questa è la mia probabilmente terza volta che gioco pallavolo in tantissimi... È una merda. Però a me piace. Però più che altro non capita mai. Cioè, infatti sono... Capiterà. Ma in doppio. Io non l'ho mai giocata in doppio. Allora, attenzione, questi qua sono tutti e due con la stessa skin, sono sudati, siamo fottuti, te lo dico, Cioè, dici, stanno col turbante, stanno? Non ti preoccupa, chiuderò. Ok, sono tranquillo. Ha capito, guarda che fanno pure i muri. Sì. Hai capito, vai, tuo. Bravissimo. Dai, che palletta che gli sono andata. Oh, let's go! Mondo! Basta sta palla, alzami sta palletta. E la alzo. Ok, eccola. Bella. Vada. Lì. Wow! Ma è un fenomeno. Ah sì, ma non lo sapevo che si poteva giocare pure in due. Bellissimo. Bravo. Vado. Fagli male. L'ho mancata. Ho cercato la schiacciata. Mi ha gasato con la schiacciata. Va bene così. Questi al posto delle mani c'hanno i piedi, c'hanno. Le prometto che non schiaccerò più una palla sul pallavolo. Non si preoccupi. Gliel'alzo pure. Ma anche se posso dire una cosa bruttissima veramente da Itas. Ma teoricamente... Prego. In vantaggio noi potremmo tranquillamente tenere la palla. Io penso che farei qualche cappellata e perderemo tipo 5-1. Dici? Quindi sì, ho questa paura incredibile che mi pervade. Però si potrebbe fare, non hanno messo un timer. Non ce l'hanno messo, però capisci com'è il disco. Bello. Non ci facciamo fregare da questi due, No, più che altro mi sa che so francese, chiuderò. Io non ci perdo che i francesi, mi dispiace dire. Ok, non ci perda. Ci sono, l'ho alzata, cerco. Da lei. Mi faccia male. L'ho presa per lei, la ributta di là. Bella palletta. È bella, buona così. Elegante, sexy. Sì, è Le Warrior. Figurate se ne è francese. Ah, merda, questa. Le Warrior è francese questo qua. Sarà col burro sulla sedia, starà. Balla Mamma prende. Mia. Ma secondo lei ce l'hanno i bidet? I francesi? Sai ci sono? Io non ho mai capito questa cosa. Perché poi se tu chiedi a un francese ti dicono sempre che loro hanno tutto. Ma che cosa cazzo? Sono andato 2-3 volte in Francia, non esiste il bidet, figa. Mamma cioè, scusate, mia, io ti auguro che sul culo non c'hai i peli che ti crescono come barba. Oh, se no, Francia, andavi, te muovevi con Eliane. Era un problema. Ma è una foto del culo, te la mando. No, Xyudero. Prendo il telefono, te la mando io. Ce l'ho già in mano il telefono, te lo dico. Cioè, allora, un'altra cosa se mi mandi la foto. No, la prego, tolga le mani da dove Eliane. Scusi. Finalina! Oh, ecco l'altra finale. L'altra finale che hanno messo insieme a quella che abbiamo vinto prima. Solamente che questa io sono... Non c'è l'idea. Piuttosto disgustoso. Sì. Non rimanere indietro e non saltare nel momento in cui rimane indietro. Sì, quello sì. Il problema è che c'ho problemi. Cioè, mi ritrovo sempre, capito, il figlio Androcchia che mi taglia sempre la strada. Ok, altro trucco, non farti stare davanti dalle persone perché ti mangiano. Ok, Zap che mi salva in extremis, va bene. Si sta cantando, mi scusi. Oh, okay. io voglio anche un 1v1 su Clash prima o poi, sappila. Io è tanto che non apro Clash. Io gioco a Clash dal day one, cazzo. Madonna santa. 2016, ho iniziato a giocare a Clash prima di iniziare a fare lo streamer. O comunque lo youtuber, quello che era. Beh, io sono nato con Clash Royale, attenzione. Certo. Ho fatto anni e anni dove caricavo video di Clash Royale, facevo 8 ore al giorno in live di Clash. Madre santa. Sì, madre santa, lo dico anch'io. Però cioè, lo vedi qual è il problema mio? È che... Sei andato? Oh, no, non ci sono andato. Oh, no, è cascato questo che mi stava veramente a sfasciare gli zebedei, fratello. Benissimo. Un Assassin's Creed era terribile. Ma guardi, noi siamo concentrati. Live, siamo live. Ne volevo fare due di fila, chiuderò. Così beh, mi piacerebbe il back to back, tanta roba, Hai capito? Io sono tranquillissimo, guardi, sono ancora sui blu. Ecco che ti devo chiedere. Ma mi dica. Tu c'è l'air platino dei Fall Guys? Ah no, perché te c'è... Ah, c'è l'air, ok. L'ho platinato settimana scorsa. Ma che stai a dire? E mancava solo le 5 win di fila, ovviamente. Ovviamente. Maledetta. Mi sa che vado... No, ci sono. Allora, ci stiamo Se vuoi io e te, potrei fare una sorta di mossa suicida.
tra virgolette, però c'ho paura di crollarla, sai. Allora, io, se tu rimani da questa zona, io comincio a tagliare un po'. Gli taglio la strada io, Sì. Mi taglio la strada una volta laggiù, Twitch, let's go! Eccolo, è facile! Let's go! Vai, adesso mi butto di sotto, Ti butti proprio! Sì, prima io, ma quanto siamo forti! Ma siamo dei fenomeni, io! La porcaccia Bernarda! Ma che siamo? Non lo so, siamo il Real Madrid di Fall Guys, siamo, praticamente.